A Nuova Delhi ormai i cadaveri vengono cremati così, in mezzo alla strada, su pire improvvisate, con il fumo e l'odore della morte che rendono l'aria irrespirabile. Sono le immagini che mostrano al mondo il dramma dell'India, dove ormai la pandemia, anche a causa della variante locale del virus, è completamente fuori controllo. Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 353.000 nuovi contagi e 3.000 morti. Davanti agli ospedali ci sono lunghe file di malati in attesa, molti arrivano in ambulanza, altri accompagnati dai parenti che spiegano come non ci siano più posti liberi in nessun ospedale. Mancano i posti letto e mancano anche farmaci ed ossigeno, tanto che il governo sta distribuendo con treni speciali le poche riserve a disposizione e ha dato via libera all'apertura di oltre 500 stabilimenti per la produzione di ossigeno in tutto il paese, raccomandando per ora di usarlo solo per i casi più gravi. Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea hanno promesso aiuti, ma intanto la situazione è sempre più complicata. Il malcontento e la rabbia della popolazione stanno montando sui social network, tanto che il governo di Narendra Modi ha reagito ordinando a Twitter di rimuovere i contenuti critici sulla gestione della crisi sanitaria, una mossa che ha indignato ulteriormente gli indiani. La protesta si è spostata su altre piattaforme, dove molti chiedono al governo di concentrarsi sull'approvvigionamento di ossigeno e farmaci, invece di pensare a censurare Twitter.